Ciao, qui Eli Prandi. Oggi salutiamo Margherita Napolano e Luigi D'Amore. E salutiamo anche tutti altri voi, perché sappiamo benissimo che stiamo passando un periodo molto difficile. Mi raccomando, ognuno si comporti responsabilmente, rimaniamo a casa e cerchiamo di far passare in fretta questo brutto periodo, e magari giocando con eventualmente i Brain Crash, perché abbiamo ricevuto direttamente da Sip Toys questa novità disponibile in edicola. È una collezione che apprezzo molto perché è insolita, non si tratta di pupazzetti in gomma ma di rompicapo. Abbiamo la terza dimensione di rompicapo addirittura. Allora, ogni bustina, noi le lasciamo tutte qua davanti perché ci apprestiamo ad aprirle. Giù, tutte. Voilà, sono veramente tantissime. Allora, ogni bustina include il fascicoletto, che guardiamo subito insieme. Ecco qui. Giocare riciclando, naturalmente, quindi si parlerà di riduzione, limitare al massimo i rifiuti e riciclarli quanto più possibile. È importantissimo rispettare l'ambiente perché è ciò di cui abbiamo bisogno per vivere. Quindi ci sono un sacco di informazioni che sarà bene leggere e consigli che sarà importantissimo seguire, e anche consigli che possiamo fare riciclando i rifiuti di casa nostra, giocattolini che possiamo farci in casa. È una cosa molto molto importante e interessante, quindi bel fascicoletto. Ed allegato al fascicoletto abbiamo la bustina con il nostro rompicapo. Il prezzo di fascicolo più bustina è di 2,50 euro, quindi piuttosto ridotto anche come prezzo. Come funziona? Beh, dovremo trovare il primo tassello, quello che fa smontare tutto, e dovremo essere in grado di rimontarlo. Quindi il consiglio è quello di seguire bene quello che stiamo facendo quando lo smontiamo, e poi ripercorrendo al contrario saremo in grado di rimetterlo insieme. Quanti ne esistono diversi? Forse vediamo un pochino se è attendibile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Apriamo subito questo qui. Al tatto potrebbe sembrare una specie di botte, credo che si tratti di questo. Allora, e qua dentro troviamo un cartoncino che apparentemente non ha scopo, forse sarà semplicemente quello di rendere più difficile il riconoscimento al tatto del giocattolino. Bustina, ed ecco il nostro piccolo rompicapo. Mi piace molto, decisamente, ripeto, è una cosa insolita. Allora, va bene, io ho riconosciuto tastando un pochino con i miei polpastrelli che questo tassello qui dovrebbe essere quello che, venendo via, sblocca tutto. Forse, o forse mi sono sbagliato, chi può essere? Almeno uno dovrebbe essere in grado di farlo, no? Sì, ok, era lui, perfetto. Beh, dentro i pezzetti sono vuoti naturalmente, però insomma, il prezzo è anche molto contenuto. Quindi lui, poi, a chi potremmo sfilare adesso? Ok, il rosso. Quindi nel caso delle barriere, prima il giallo, poi il rosso, poi il bianco, arancione, verde e blu. Abbassiamo l'inquadratura se riusciamo. Ok, e adesso bisognerebbe ripercorrerlo al contrario, quindi dovremmo mettere insieme il blu con il verde, così. Poi, se non sbaglio, avevamo l'arancione. Ah, decisamente non per così. Ops, ho fatto cadere cose. Ecco, sul blu e sul verde sono convinto. Sull'arancione, nope, neanche un po'. No, decisamente non sarebbe possibile così. Voi vi direte, ma l'hai appena smontato. Bene, questa è la mia capacità di memorizzare, cari miei. Vale a dire che sono un disastro. Beh, questa era la botte. Io mi ci spaccherò la testa, anzi mi ci romperò il capo. Ma vediamo altri di questi rompicapo che abbiamo qua davanti. La botte la metto lì, non voglio mischiare i pezzi con quelli dell'altro successivo. Abbiamo qua, allora, un dado, ok, molto carino.
Poi vediamo un po', vediamo ancora. Ah, qui c'è un... Oh, beh, non so come chiamarlo, sapete? Tutte queste figure hanno un nome, ma io purtroppo non lo ricordo. Qualcuno di voi lo saprà, ne sono sicuro, io dovrei saperlo, ma come dicevo la mia memoria fa schifo, quindi potete farci sapere, magari su Facebook o su Instagram o su Gmail, potete scriverci i nomi di queste figure. Poi qua abbiamo trovato il cuoricino, wow! Il cuoricino, carino! Oh, questo penso che piacerà a molti, guardatelo. Hanno delle forme molto arrotondate, molto gradevoli. Sì, lui si smonta partendo dall'arancione. Così. Poi il giallo. Io mi guardo il video all'indietro per capire come ho fatto a smontarli, sapete? Cioè. Poi, nope, non è il verde. E non è nemmeno il rosso. Quindi può essere il bianco e il blu. Blu, ok. Quindi arancione, giallo, blu, rosso, bianco e verde. Quindi bianco e verde, il rosso così. Poi c'è il blu. Allora, almeno uno devo rimontarlo in video, perché qui che figura ci facciamo? Blu ce l'abbiamo, ok. Tocca al giallo. Così. E per finire l'arancione. Da sotto. Wow, ricostruito. Carino, sono bei passatempo, belli da rigirare fra le nostre mani. Naturalmente con questo miscuglio di colori il rompicapo può farci pensare al classico cubo di Rubik, quel colpo di genio del signor Rubik, che io non sono mai riuscito a risolvere, ma sicuramente molti di voi sì. Abbiamo anche la sfera, carinissima. Belli, proprio belli oggettini da tenere, magari nello zainetto quando andiamo da qualche parte, quando sarà possibile andare da qualche parte, portarci dietro il rompicapo per tenere occupata la testa, ma anche adesso, in questo periodo che dobbiamo stare a casa, per non avere sempre gli occhi su qualche dispositivo elettronico e allenare un pochino le mani finalmente e il cervello con questi rompicapo. Carina anche la forma di questo, di nuovo non ho idea di come si chiami. A questo punto li apriamo tutti. Anche lui, ok. Ah, un altro bel solido di cui ignoro completamente il nome. Altri tre. Facciamo, oh, la collezione completa. Facciamo tempo qui: 3, 6, 7. È possibile che con l'espositore abbiamo completato tutta la collezione. Forse un'altra forma diversa. Direi che questo è semplicemente un tronco di piramide, ma sicuramente qualcuno di voi sarà in grado di correggermi o di confermare quello che ho detto. Ripeto che qualcuno che ascolta il video sa che io dovrei conoscere questi nomi, ma via. Qui abbiamo... carino anche lui, ma naturalmente il suo nome... Per me un mistero. Mettiamo qui ancora uno. Allora, per risolverli non c'è solo la questione della memoria, naturalmente studiando le forme e pensandoci un pochino dovremmo anche riuscire a ricostruire l'oggetto. Bellissimo questo. Questo mi fa pensare a Cursore, che era una sorta di personaggio di una serie TV molto vecchia del 1983, se non sbaglio, di cui fecero pochissimi episodi, ma che noi vecchietti ci ricordiamo come se lo avessero trasmesso tutti i giorni. Si intitolava Automan ed era qualcosa di molto spettacolare. Andatelo a guardare. Cursore. Wow.
Allora, noi ringraziamo tantissimo Sip Toys per questa collezione. Siamo contenti di questa nuova opportunità. Mi raccomando, li trovate in edicola 2,50€ l'uno. Quando andate a fare la spesa, quando i vostri genitori vanno a fare la spesa, possono ancora passare in edicola. C'è questa collezione disponibile. Costano molto poco e sono molto molto apprezzabili. Mi sono piaciuti un sacco, belli colori, molto vivi. Noi ringraziamo tutti quanti voi che state continuando a seguirci. Mi raccomando, comportiamoci responsabilmente. Questo bruttissimo periodo passerà. Un saluto e un in bocca al lupo a tutti. Ciao. Thank you.